Ciao ragazzi, allora nuovo video. Questo sarà un video che mi è stato richiesto da alcune di voi. Seguendo appunto il canale, tantissime di voi mi hanno chiesto: Marzia, ma tu per caso usi qualche app per aiutarti a leggere l'INCI? E quindi mi è venuto in mente appunto, anzi, credo di aver risposto direttamente ad un commento dicendo sì, io uso delle app e appunto la ragazza mi chiedeva se potevo spiegarvi in un video quale app uso, perché mi piacciono, quali ho installati sul mio telefono, eccetera. Inizialmente, quando ho imparato a leggere l'INCI, naturalmente non avevo dimestichezza come ora su tantissimi ingredienti che noi leggiamo direttamente sulle etichette. Adesso sono sincera, ne so un pochettino di più, però comunque spesso quando magari mi trovo davanti a degli ingredienti un po' più complicati o che leggo e sento meno facilmente, mi aiuto, tra virgolette, tramite due app, che sinceramente sono le mie due preferite. Premetto che per me queste app sono state, come appunto vi ho accennato, tra virgolette, una salvezza, perché comunque anche grazie a loro sono riuscita con il tempo ad imparare bene come è composto l'INCI di un prodotto, quali sono gli ingredienti da evitare e quali no. In primis abbiamo l'app È Verde, che però da pochissimo tempo ha cambiato nome ed è diventata Green Iti, spero si pronunci così. Allora, in quest'app si può o cercare direttamente il prodotto, ad esempio io scrivo mascara puro bio e cerca direttamente il mascara e appunto cliccando su puro bio impeccabile mascara allungante incurvante ci appare la schermata con tutti gli ingredienti che compongono questo prodotto. E questa, ragazze, devo dirvi che è un'ottima cosa, soprattutto perché se siamo di fretta e vogliamo vedere al volo quali sono gli ingredienti di tale prodotto. E la seconda cosa che adoro di quest'app è la sezione sostanze. E questa, sinceramente, è quella che io personalmente utilizzo di più, perché comunque mi permette di scrivere dove trovate, cerca qui una sostanza, il nome dell'ingrediente che compone l'INCI e il biodizionario mi fa capire tramite la colorazione gialla, verde o rossa se è un ingrediente ok o se comunque è meglio evitarlo. Fra le due sezioni, la sezione prodotti la utilizzo un pochettino meno perché io sono un pochettino un San Tommaso, nel senso che se non vedo non credo, ma non perché non mi fido di quest'app, ma perché so che moltissime volte aziende, le case cosmetiche, piccole o grandi che siano, tendono sempre a riformulare gli ingredienti di quello stesso prodotto, che voglio essere sicura al 100% di ciò che vado a spalmare sul mio viso, sul mio corpo o nei capelli. App Green Iti è quella che utilizzo maggiormente e che comunque mi piace moltissimo, anche perché da quello che mi ricordo i nomi delle sostanze, i nomi dei prodotti sono salvati direttamente nella loro app, quindi può essere utilizzata anche offline, quindi anche se non abbiamo internet sul telefono. Riguardo la sezione prodotti, volevo poi dirvi che c'è anche la parte review. La seconda app con cui mi trovo benissimo è poi Beautiful. Beautiful è quella che ho scaricato per prima, devo dirvi la verità, che ultimamente ha avuto tantissime modifiche. Questa app, diciamo, ha la stessa funzionalità più o meno di È Verde, nel senso che nella sezione prodotti troviamo cerca nome o marca del prodotto e da lì appunto, ad esempio, clicchiamo mascara puro bio, cerchiamo e qui la prima cosa che andremo a vedere è l'analisi clinica, ossia le famose foglioline. Tantissime ragazze so che discernono i prodotti o decidono di acquistare più o meno un prodotto in base a queste famose foglioline grazie alla quale è classificato l'INCI. Io, ragazze, no, cioè nel senso io vado oltre le foglioline. Magari ad esempio vedo che il mascara Vamp di Pupa ha 3 foglioline su 5 e dico wow, allora il mascara Vamp ha un buon INCI. Io non è che non ci credo, però voglio vedere bene
tutti gli ingredienti per capire se è veramente così, se è un prodotto sintetico, se magari io ho qualche allergia a qualche ingrediente contenuto nel prodotto. Insomma, io preferisco sempre vedere bene. Anche quest'app è davvero fatta benissimo e mi piace il fatto che ci sia anche il barcode. Comunque, ragazze, con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio grande. Grande, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su di supporto. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!